abbiamo ben 10 punti in tutta la Calabria, 4 nella provincia di Reggio, 2 nella provincia di Crotone e Catanzaro, e poi abbiamo nella provincia di Cosenza e di Vibo. Ma questo significa che quando si crea rete fra le istituzioni i risultati sono sempre ottimali. Se invece ognuno va a tira per la propria via, alla fine si disgrega il concetto proprio di integrazione. Sì, bellissima giornata, abbiamo il nostro stand, partecipiamo con molto piacere a queste iniziative del CONI. La regione sta intervenendo in tutte le manifestazioni dello sport in Calabria, stiamo intervenendo in maniera veramente importante perché pensiamo che le associazioni, gli enti di promozione devono essere sostenuti. Dal territorio inizia una nuova programmazione che vogliamo fare sullo sport per la Calabria. Non potevamo non essere presenti, su gentile richiesta degli organizzatori, si figuri, i pompieri sono a disposizione della popolazione. I bambini sono divertiti. Per tutto. State facendo divertire anche i bambini? Soprattutto i bambini. Noi abbiamo un percorso dove molta gente lo sa e ci chiamano dappertutto, che sia Pompieropoli, dove molto spesso lo facciamo anche a scopo di raccolta fondi. Verrà qua nella cane, il cane ha segnalato la presenza di sostanze sul terreno. Questa è una pseudo sostanza che non è altro che della carta di cui hanno odorato della sostanza per cui viene fatta, insomma, la ricerca. In questo caso è una pseudo cocaina. Ripeto, è una carta, smistata di carta con l'odorato della sostanza. Si chiama il cane? Cane Edin. E il conduttore Cosimo Patti. Veramente il comando provinciale di Reggio Calabria? Assolutamente sì, il comando provinciale di Guardia Finanza di Reggio Calabria, assolutamente, squadra Cinofi. Ma fa una foto, sì. Da mandare. Bravo! Fatta lì?